bentornati! Io sono Fresh, Belly Lore Surprise, ma tanto mi conoscete già. Ebbene, Magica Amy è andata in vacanza, quindi mi ha incaricato di fare questa puntata speciale. Ecco, allora, se ricordate bene, in una delle sue puntate scorse, Emily aveva immerso questo uovo dentro l'acqua. Lo riconoscete? Vi ricordate? Era l'uovo arcobaleno e all'interno, ebben sì, ci dovrebbe essere un unicorno. Infatti si chiamano gli unicorni magici. Dicono, immergi l'uovo nell'acqua, l'unicorno crescerà giorno dopo giorno. Ebbene, Emily l'ha messo nell'acqua e adesso sono passate 48 ore, quindi è finalmente arrivato il momento di vedere come è diventato. Siete pronte, bambine? È davvero una cosa spettacolare. Guardate l'uovo, è alto poco più... sono alta poco più di lui. Guardate un po' invece come è diventato. Aspettate che lo vada a prendere. È talmente grande che non rientra neanche nell'immagine della telecamera. Dunque, guardate com'era e guardate ora com'è diventato. Ta-da! Questo è il guscio dell'uovo e questo, guardate, è il nostro super pony gigante. È cresciuto tantissimo. Ma guardiamo le varie fasi. Immergi l'uovo in acqua fredda, dopo 24-48 ore comincerà a rompersi. Il terzo giorno uscirà l'unicorno, nel giorno successivo l'unicorno continuerà a crescere. Ebbene, il nostro è super cresciuto ed è proprio ora di tirarlo fuori dall'acqua. Venite con me! Eccoci qua, vieni qua. Oh, 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 è ancora dentro il suo guscio. Oh, mamma mia, non ci posso credere. Bisogna togliergli questo guscio. Guardate, è ancora imprigionato all'interno. È proprio cresciuto lì dentro. Togliamolo. Un pezzo qui. Un pezzo qui. Oh, ci siamo quasi. Oh, oh, oh. Eccolo! L'abbiamo liberato. Guardatelo, non è bellissimo? No, mi sembra vero. L'uovo era più piccolo di me e ora, guardate il pony, è gigantesco! Quanto è carino! È perfetto! Ha anche il corno da unicorno! Dobbiamo assolutamente trovargli un nome. Vediamo un po'. Unicorno è troppo scontato. Oh, non lo so. Potrei chiamarlo... Freshy! Oh, vi piace Freshy? Io Fresh e lui Freshy. Freshina! Ancora più bello. La chiamiamo Freshina perché tanto è una femminuccia e tutta rosa. Ancora faccio fatica a credere che in questo piccolo uovo c'era un unicorno così grande. È cresciuto così in fretta poi. Non vedo l'ora che arrivi Emily a casa per farglielo vedere. Vedere, sarà così fiera. E poi chissà, magari al suo ritorno deciderà di far crescere anche questo unicorno. Così Freshina avrà un amichetto. O un'amichetta, chissà se sarà un maschio o una femmina. Beh, l'unico modo per scoprirlo sarà di rimanere con noi, di tornare a vederci nei prossimi episodi. Vero, Freshina? Ebbene, è arrivato il momento di salutarci. Io e Freshina vi diamo appuntamento nei prossimi episodi. Adesso prova a cavalcarla. Vai, Freshina!